Eccomi qua, ciao a tutti ragazzi e ragazze, come state? Tutto bene? Un po' di settimane fa abbiamo cominciato un video un po' particolare che sinceramente a me divertiva l'idea di fare e speravo che potesse riscontrare un discreto successo, comunque l'apprezzamento almeno di alcuni di voi. Mi sembra che il video sia piaciuto, sto parlando del video Play With Me, suona con me. Quindi, come accennavo in quel video, se la cosa funzionava, sarei andato avanti. Quindi, indovinate un po', questo è il secondo video di Suona con me. Però prima di cominciare, sigla. Ciao, sono Roberto Invernizzi, musicista, produttore ed insegnante di chitarra. Ti do il benvenuto, il bentornato qui sul mio canale My World in Music e nel mio studio The Signal Lab. Qualche video fa abbiamo visto questa nuova, diciamo, rubrica Suona con me, che devo dire a me diverte e spero possa aiutarvi ed essere divertente anche per voi. Siccome devo dire che secondo me ha ricevuto un buon successo, ho deciso di continuare, però non sarà semplicemente un vabbè dai suoniamo così alla buona. Voglio comunque portare un qualche miglioramento, voglio portare anche un qualcosa che possa aiutarti a sviluppare e ad accrescere il tuo bagaglio musicale e anche la tua consapevolezza. Prima di continuare però voglio dirvi che alcuni di voi che seguono i miei video non sono iscritti. Se i contenuti che porto regolarmente ti piacciono, ti invito ad iscriverti a questo canale. Attiva anche se vuoi la campanellina per ricevere aggiornamenti e notifiche sui miei prossimi video. Per te è veramente un piccolissimo sforzo, ma per me e per il mio canale è un aiuto veramente enorme. Continuiamo. Quindi questo è il secondo video, ma non sarà identico al precedente. Ovviamente la base sarà nuova. Come sempre trovi qui sotto in descrizione il link per la base, la backing track, su cui suoneremo pulita, dove potrai esercitarti. Qui in questo video aggiungiamo un dettaglio in più. Andiamo a vedere. Bene, eccoci, qual è la particolarità di questa backing track? Partiamo intanto da conoscerla. La backing track è in La maggiore. Gli accordi di tutto il giro, di tutta la backing track, saranno sempre La maggiore, due battute. Fa diesis minore, due battute anche qui, re maggiore, sempre due battute, ed infine mi maggiore, due battute. Quindi un giro di quattro accordi, nella tonalità di la maggiore, primo maggiore, sesto minore, quarto maggiore, quinto maggiore. Gioco molto sui colori per rendere più interessante questa backing track, la nona sull'A, quindi il Si, sempre il Si sul Fa diesis per richiamare una certa melodia di principio, la settima maggiore, il Do diesis sul Re maggiore e la quarta sospesa per il Mi. Il giro è sostanzialmente questo. Vedete come gioco molto sui colori. E questo è il giro per tutta la backing track, quindi sempre La, Fa diesis minore, Re maggiore, Mi maggiore. C'è una particolarità qui, ovvero la backing track lavora su due sezioni. Potremmo chiamare, a parte un'introduzione leggera, che vabbè, gli accordi sono gli stessi, però per introdurre la backing track, potremmo chiamarlo un verse e un chorus. Questo è sostanzialmente il verse, proprio con questa esatta melodia, diciamo, interna. E lo fa due giri, quindi La, Fa diesis minore, Re maggiore, Mi maggiore, di nuovo La, Fa diesis minore, Re maggiore, Mi maggiore. Successivamente fa due giri, sempre con gli stessi accordi, ma lo chiamiamo un chorus, cioè
subentrano ulteriori strumenti e aumenta di intensità. Ed è qui che voglio lavorare principalmente su questo secondo episodio, incalzare al meglio le due sezioni. Quindi giocare sulla dinamica, proprio perché a livello dinamico queste due sezioni sono molto diverse. Il verse, questa prima che abbiamo sentito, è più soft, un po' più d'atmosfera. Quando arriva la seconda sezione, chorus o B, chiamala come vuoi, qui invece è molto più intensa e l'ideale, a mio parere, è proprio seguire questa dinamica con il tuo fraseggio e il tuo suono. Se hai la possibilità, io ti consiglio anche proprio, magari se hai una pedaliera o dei pedalini, proprio cerca di cambiare anche suono, dagli una spinta maggiore sulla seconda sezione, proprio perché questo fa la base e anche tu seguila al meglio delle tue possibilità. Non è una regola, non ci sono regole, non ci sono paletti vincolanti, eccetera, eccetera, però è un po' più carino ed è quello che farò io nella mia parte. Come ci giocheremo? Una parte ciascuno, cioè una A e una B ciascuno. Partirò io, introduzione A, B, poi tu A, B, poi io A, B, eccetera, eccetera. Basta chiacchiere, andiamo.
Bene, spero che questo video ti sia piaciuto e ti possa divertire a suonare con me. Se la cosa ti piace, scrivimelo qui sotto nei commenti e cercherò di continuare questa rubrica portando magari sempre qualcosa di nuovo e di innovativo a questa rubrica. Intanto ti chiedo di mettere mi piace con il pulsante qui sotto se questo video ti è piaciuto. Iscriviti inoltre al mio canale ed attiva la campanellina per restare sempre aggiornato sulle mie prossime pubblicazioni. Se vuoi, seguimi anche sui miei social, Facebook, Instagram, TikTok, per ulteriori piccoli video e curiosità. Noi ci vediamo, come sempre, fra 2 settimane per un altro video.